Ti stringevi a me dicendomi che avevi paura. Sentivo le tue mani che erano fredde ed io ti stringevo tra le mie braccia sussurrandoti di stare tranquilla, che ci sono io vicino e che in fondo vedrai ti piacerà. L'aereo decollò e tu tenevi la testina china sulle ginocchia mentre la tua mano stringeva la mia. Non volevi guardare dal finestrino, ma quando piano piano cominciasti a guardare, i tuoi occhi emozionati e lucidi esprimevano tutta la tua eccitazione per quell'esperienza vissuta insieme per la prima volta con me. Ti dissi che ti sarebbe piaciuto e me lo confermasti anche tu, quando guardandomi negli occhi e lasciandoti andare ad un abbraccio e ad un bacio mi sussurrasti nell'orecchio: che bello, siamo già così in alto. Ti amo, ti dissi, anch'io mi rispondesti. Passarono attimi di silenzio e continuavo a stringerti fra le mie braccia. Ero emozionato anch'io e non nascondo di essermi commosso. Ero felice in quel momento, a 10.000 metri di quota, tra le nuvole con te. Era come un sogno e ti confesso che averti lì vicino mi sentivo sicuro e non avevo paura che potesse succederci qualcosa. E già pensavo ai 3 giorni che ci aspettavano a Londra da vivere, ora per ora insieme, così lontani da casa, in un nostro piccolo mondo dove per poco tempo ci saremo sentiti uniti più che mai. Ti stringevi a me dicendomi che avevi paura. Sentivo le tue mani che erano fredde ed io ti stringevo tra le mie braccia sussurrandoti di stare tranquilla, che ci sono io vicino e che in fondo vedrai ti piacerà. L'aereo decollò e tu tenevi la testina china sulle ginocchia mentre la tua mano stringeva la mia. Non volevi guardare dal finestrino, ma quando piano piano cominciasti a guardare, i tuoi occhi emozionati e lucidi esprimevano tutta la tua eccitazione per quell'esperienza vissuta insieme per la prima volta con me. Ti dissi che ti sarebbe piaciuto e me lo confermasti anche tu, quando guardandomi negli occhi e lasciandoti andare ad un abbraccio e ad un bacio mi sussurrasti nell'orecchio: che bello, siamo già così in alto. Ti amo, ti dissi, anch'io mi rispondesti. Passarono attimi di silenzio e continuavo a stringerti fra le mie braccia. Ero emozionato anch'io e non nascondo di essermi commosso. Ero felice in quel momento, a 10.000 metri di quota, tra le nuvole con te. Era come un sogno e ti confesso che averti lì vicino mi sentivo sicuro e non avevo paura che potesse succederci qualcosa. E già pensavo ai 3 giorni che ci aspettavano a Londra da vivere, ora per ora insieme, così lontani da casa, in un nostro piccolo mondo dove per poco tempo ci saremo sentiti uniti più che mai.